Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa seconda live del mio canale Twitch. Oggi affronteremo diversi argomenti, così come avevo già anticipato sui miei social. E a proposito, per chi vedrà il video in VOD successivamente, ricordo che comunque... Eh, potete trovare sul mio profilo Twitch sia il link eh, per quello che riguarda il canale Discord ufficiale del Salotto dei Programmatori, sia il canale Telegram, dove comunque parliamo sempre di programmazioni e affini. Ciao Pasquale, eccoci qua. Aspettiamo un attimo che arrivino gli altri. Nel frattempo, mi predispongo: diciamo, le tab degli argomenti che voglio trattare stasera, che sono abbastanza. Quindi vediamo un attimo, prepariamo il tutto. Diciamo che la live di oggi sarà eh, divisa fondamentalmente in tre eh, argomenti principali. Uno sarà mh, riguardante la programmazione ad oggetti e più nello specifico i principi solid, diciamo, che sono comunque qualcosa di importante, soprattutto per chi si avvicina eh, adesso alla programmazione ad oggetti o comunque... Non ha avuto, diciamo, mh, troppo modo di avvicinarsi a questo mondo. Hai <ride> finito tre ore di lezione. Eh, mamma mia. Vabbè, però dalle olimpiadi, poi andrai da dio. Scommetto, dai. Forza, di studiare, vedrai che farai grandi cose. Quindi parleremo prima della programmazione ad oggetti. E dopodiché le, gli altri argomenti saranno alcune, diciamo, una discussione su quello che è ehm, il discorso del, dello smart working in Italia, con varie riflessioni, perché comunque lo ritengo un argomento importante, soprattutto dopo la pandemia e quello che è successo. E eh, poi l'ultimo argomento sarà parlare di LinkedIn: LinkedIn come strumento sia di comunicazione sia come potenziale strumento per trovare lavoro con tutti i suoi pro e tutti i suoi eventuali contro. Chiaramente, allora aspettiamo solo un, un altro pochino così poi partiamo. Allora, ah, no, po'. nel frattempo qua è settato tutto dammi giusto un feedback eh, pasquale se l'audio è tutto ok o cose del genere penso di sì comunque perché sono le solite impostazioni ok perfetto ora vediamo un attimino gli altri nel frattempo do un'occhiata al gruppo telegram così allora Ok, allora vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Uh, 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 uh. Sì, ok, dovrebbe essere tutto a posto, vediamo nel frattempo se considera che per il discorso de delle olimpiadi è molto sicuramente una cosa che mi sarebbe piaciuto fare anche a me, però, ai miei tempi non ho partecipato. Non ricordo se ehm, le facessero anche prima, sono sincero. Oppure, effettivamente, non, non lo so, forse la mia scuola non, non partecipava a robe del genere, però penso che sia un'iniziativa interessante. Perché io anni fa non me le ricordo queste cose, quindi devo dire che effettivamente potrebbe essere una gran buona cosa. Allora, vediamo che dico sul gruppo. Ok, vai, sì. Aspetta che avvisiamo così, sì che stanno arrivando gli altri, hanno scritto, così poi partiamo. Ah. Ok, questo dovrebbe essere a posto. E... Sì, scrivi pure su Discord, dai, anche se, vabbè, più o meno... Eh, avevo già scritto prima, però se vuoi scrivi, così almeno eh, non ripeto le cose dieci volte. Eh, oggi ho avuto una giornata abbastanza impegnativa per quello che riguarda il lavoro. E sono già un po' stanco, però ho detto, vabbè, la live va fatta and the show must go on. <ride> Come si dice. Ok, ecco che stanno entrando un po'. Mm. ok ragazzi, scrivete in chat, salutate, fate come volete così tra un minuto contato partiamo col primo argomento di oggi sulla programmazione ad oggetti e poi per carità, ovviamente essendoci il VOD, chi non riesce a essere in live non riesce a vederla, può vedersela dopo tranquillamente però insomma, mi fa piacere se riuscite a entrare in modo che eh, almeno possiamo parlare un po' in diretta siccome spesso si parla in chat oppure eh, parliamo su altri mezzi mi fa molto piacere comunque io direi di partire a questo punto quindi eh, partiamo dal punto dei principi solid come dicevo, quindi stiamo parlando di programmazione ad oggetti e... E sono cinque principi diciamo, fondamentali, fondamentali anche se poi come tutte le linee guida, come tutti eh, i principi veri e propri de della programmazione, sono applicabili quasi sempre, ma con diciamo, delle, come posso dirvi, delle eccezioni. Però è una buona norma comunque attenersi a questi, eh, a questi cinque punti che compongono appunto la parola solid che poi non è nient'altro che un acronimo di alcune terminologie inglesi. E nulla di più. Allora, diciamo che per parlarvi di questo mi eh, sono premunito di un articoletto sulla, sul tema, giusto per avere un punto elenco delle cose, e poi ho preparato un paio di script da mostrarvi a schermo, giusto per spiegare i concetti che possono confondere un pochino di più. Quindi adesso passiamo in eh, visualizzazione codice. Ciao Alex, passiamo in visualizzazione codice. Quindi andiamo in coding, eccoci qua. Benissimo. Ok. Allora, ragazzi, fondamentalmente questo è l'articolo su cui mi rifarò oggi. Ho preso talmente a caso la Digital Ocean in questo caso, ma vabbè, uno qualunque così che possiamo partire direttamente dai, eh, dalle basi e andare a vedere un po questi cinque principi diciamo abbastanza importanti allora il primo punto del, dei principi solid è la diciamo single responsibility principle ovvero tramite oltre il mio inglese ultramarca ironico il principio di singola responsabilità per singola responsabilità si intende eh, un singolo contesto che dovranno avere le nostre classi quando andremo a implementarle. Cioè eh, dobbiamo fare sempre in modo che il nome della classe, i metodi all'interno, diciamo lo scopo della classe sia il più coerente possibile e soprattutto abbia all'interno eh, tutti i metodi che appunto rientrino in quel contesto. Faccio un esempio. Andate a vedere per dirvi qui sul, sul codice che vi ho scritto io che dovreste vederlo sufficientemente bene. Adesso mi riapro BS qui sotto, ok. Qui c'è un esempio di responsabilità singola. Allora voi immaginate una classe book libro fatta in PHP, l'esempio, ma tanto a noi in questo caso ci cambia decisamente poco. Eh, immaginatevi appunto questa classe ha n metodi all'interno che sono metodi che ci aiutano ad interfacciarci con un'entità di tipo libro, con un oggetto libro. Quindi in questo caso abbiamo ad esempio una, un metodo che ci aiuta a contare le parole, un altro che ci restituisce l'autore del libro, quindi l'attributo author magari del libro, un altro che tira fuori il numero di pagine e poi qui sotto ho messo un, uh, un metodo stampa testo. In questo caso il metodo di stampa rispetto a un'entità puramente libro, quindi che deve avere all'interno solo operazioni che possono essere fatte effettivamente su un libro per gestire un libro, è fuori contesto. Quindi per il principio di singola responsabilità l'iter corretto sarebbe avere la classe book qui sotto con all'interno solo metodi che ehm, vadano ad aiutare dal punto di vista della competenza de del libro per poi avere magari una seconda classe distaccata che si occupi di tutte le tipologie di stampa. Quindi in questo caso eh, una classe printer che non solo stampa il testo, ma magari ce lo stampa in Word, in PDF o in Excel, mantenendo così la singola responsabilità di ognuna delle due classi. Questo fondamentalmente è il concetto. Poi è chiaro che ehm, è una cosa diciamo molto a livello logico, quindi... Basta ragionare sulla tipologia di classe che andiamo a implementare per tentare di eh, rispettare questo principio. Questo principio è utile soprattutto perché così ci ehm, aiuta anche a colpo d'occhio nella struttura del nostro progetto. Cioè, spessissimo eh, capita quando appunto, si lavora su progetti grandi, oppure mi è capitato spesso nella mia vita di lavorare su progetti dove hanno messo le mani in 400 persone o robe così di trovarsi poi magari la classe, appunto, magari libro, che all'interno ha metodi per la gestione di roba che tutto è forché un oggetto libro, cioè nel senso ehm, che to confonde totalmente. Quindi non è solo un fatto di ordine del codice, è un fatto di ordine mentale, eh, avere poi una divisione sufficientemente coerente delle funzionalità all'interno delle nostre classi. E questo appunto è solo un esempio molto semplice per farvelo capire. Okay? Quindi la, il primo dei principi è semplicemente questo, detto in parole iper semplificate. Oggi tenterò di farvela veramente facile proprio per non andare a per troppo a carne al fuoco, anche perché ci sono persone che espongono questi concetti ma in modo estremamente difficile. Io preferisco dirvi le cose un po' più terra-terra, in modo che poi se volete ve le andate a riguardare voi e le approfondite, eh, altrimenti eh, appunto è una lezione veloce, semplice, senza insomma ammorbarvi troppo su concetti strani. Ritornando sul nostro, non qui, ritornando sul nostro articoletto che ce l'ho di qua, allora, allora, allora. Ok, c'è il principio di apertura e chiusura sembra una supercazzola ma non è allora il, il, il principio di apertura e chiusura eh, sancisce che i nostri eh, le nostre classi devono essere aperte per quello che riguarda le, le, la loro possibile estensione ma chiuse alla modifica o comunque all'alterazione anche qui detto in parole in parole molto semplici quando noi andiamo a creare una classe Uh, deve, avere, um, deve, fare, deve essere fatta in modo che um, possa essere estesa facilmente se bisogna aggiungere delle funzionalità, ma abbia al suo interno un set di funzionalità già stabilito che non abbia bisogno di mutare nel tempo. Ovviamente questo non può essere proprio sempre assicurato, tuttavia... Eh, di base la classe genitore, quella che andremo poi a ehm, estendere in varie salse, dovrà essere quella che ha lo zoccolo duro, quindi ha un tot di funzionalità che sono quelle e rimangono quelle. Se un'implementazione ci porta a sconvolgere una classe padre, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa. Questo è il discorso. Eh, nulla di trascendentale, anche qui... Chiaramente l'importante è andare quando creiamo una nuova classe a pensare alle funzionalità chiave che essa dovrà avere. Anche perché poi ad estenderla ed aggiungere funzionalità si fa sempre in tempo. Ehm, mentre invece, ecco, andare a modificare il comportamento di una classe che magari viene estesa da tante altre diventa una cattiva pratica perché, comunque, di base, non è proprio così che bisognerebbe lavorare. Ok. Quindi anche questo concetto, diciamo, è abbastanza. Andando sul terzo concetto, Liscov Substitution Principle, ovvero eh, il principio della sostituzione di Liscov, stabilisce essenzialmente che eh, quando noi abbiamo una classe genitore e una classe che la estende, quindi una classe figlia, una o più classi figlie, ehm, per rispettare questo concetto... Tutte le classi figlie, se sostituite a quella genitore all'interno di, eh, ad esempio, un metodo o comunque una chiamata qualsiasi, non devono generare errori. Quindi il che vuol dire che le classi figlie rispetto alla classe padre devono poter essere intercambiabili. Perché se la classe ehm, che sta estendendo è troppo diversa dalla classe genitore, quindi non può essere riutilizzata come... Eh, parametro ehm, al posto della classe padre, questo eh, vuol, vuol dire che la classe ha delle, difficolt delle difficoltà, delle differenze sostanziali rispetto a quella genitore e questo sarebbe da evitare. Quindi gen in genere per rispettare questo principio tutte le classi figlie devono poter essere intercambiabili rispetto alla classe genitore. Quindi devono poter essere messe all'interno appunto di metodi che magari si aspettano parametri di, del tipo di classe genitore senza dare problemi. Quella è l'idea di base. Okay? Anche qui non è difficilissimo, però capisco pure che a volte alcune cose spiegate in un modo siano più semplici, in altro siano, lo siano meno. Ovviamente poi in chat scrivete quello che volete se avete domande o cose del genere. Alex ho letto adesso che il cliente ti ha dato buca mi dispiace tantissimo veramente comunque andiamo avanti sugli ultimi due poi c'è il terzo principio ovvero l'interface segregation principle ovvero ehm, il concetto di questo eh, principio qui è più facile di dirlo a parole che seguendo il termine essenzialmente il principio stabilisce che tutto ciò che noi andiamo ad utilizzare che siano Ehm, e, de, delle classi che siano comunque delle interfacce, che siano classi figli, eccetera, devono sempre utilizzare cose che veramente gli servono, ovvero importare sempre dipendenze, librerie e quanto qualsiasi altra cosa voi vogliate che è sicuro servano a quella specifica classe, a quella specifica implementazione. Diciamo è un po' il punto del codice pulito. Okay. perché è inutile sovraccaricare di inclusioni un qualcosa che poi ne usa sia e non metà, quindi è un concetto, questa è una best practice diciamo che un po' tutti dovrebbero usare nel loro codice, è tra i principi fondamentali della programmazione oggetti e mi trova sostanzialmente d'accordo, okay. non, non dobbiamo mai avere qualcosa che vada implementato per forza e porti con sé roba ridondante. Eh, se noi andiamo a implementare un'interfaccia eh, per un certo motivo, un certo scopo, deve avere, eh, deve definire dei metodi che ci possono essere utili, quindi senza andare troppo fuori contesto, magari. Oppure, appunto, non dobbiamo avere troppe dipendenze che eh, magari vengono usate per minima parte e poi ce ne portiamo dietro altre 45 perché non lo so, magari erano venivano incluse all'interno della classe padre e quindi noi ce le continuiamo a portare appresso cioè bisogna sempre tentare di ehm, mantenere le cose pulite tra molte virgolette quindi il senso più o meno è questo eh, l'ultimo principio che è quello forse un pochino più particolare è il principio di inversione delle dipendenze allora il principio di inversione delle dipendenze ha meritato uno scriptino a parte perché effettivamente è un pochino eh, complicato. Ok, da capire così al volo. Allora partiamo dal caso semplice. Prima di tutto è ehm, giusto che io vi parli un attimo delle interfacce. Le interfacce nella programmazione ad oggetti non sono altro che una sorta di linea guida, uno schema che mh, viene impresso sopra le nostre classi che implementano queste interfacce e non fa nient'altro che dire alla classe quali metodi dovrà implementare, con quali parametri e quale tipo di ritorno. Eh, ovviamente le interfacce sono un tipo di astrazione, quindi di loro, loro non implementano logica all'interno, implementano uno schema. Eh, quella è l'idea principale e serve appunto per determinare poi cosa andrà implementato nelle classi che a loro volta implementano questa interfaccia. Oltretutto, generalmente, quando noi implementiamo un'interfaccia su una classe, eh, se i metodi descritti all'interfaccia non, eh, non vengono poi implementati nella classe diciamo, che utilizziamo, dove implementeremo la logica, questo porta a generare, ovviamente, degli errori. Perché una volta implementata l'interfaccia, in genere, va seguita la struttura dell'interfaccia, ok? Allora, partendo da questo assunto, vediamo la prima parte del codice. Questa è una semplice classetta, l'ho chiamata send message, no Deep, dove Deep sarebbe per uh, Dependency Inversion Principle. E questa classetta qui, come vedete, ha semplicemente un costruttore che prende come eh, parametro una classe chiamata ItalianMailer, che io mi sono immaginato sia una classe per scrivere mail in italiano, ovviamente non implementando logiche strane, la associa ovviamente a alla sua istanza con dismailer, dollaro mailer. E in questo caso definisce un metodo send. Questo metodo send quindi usa l'oggetto mailer di Italian mailer per chiamare il metodo send di questa classe. Fino a qui sembrerebbe tutto nella norma. Il problema qual è? Buonasera ragazzi. Il problema qual è? che ehm, il principio di, di inversione delle dipendenze stabilisce che ciò che è di più alto livello non dovrebbe mai dipendere da ciò che è di più basso livello in questo caso ehm, la nostra classe send Welcome message dipende tantissimo da una sua eh, da un qualcosa più basso livello che è la classe italian mailer, dollaro mailer che in questo caso viene usata all'interno del costruttore dipendere significa che eh, il suo funzionamento è per forza vincolato al comportamento di quella classe che in questo momento sta a un livello inferiore rispetto a lei. Questo è il principio, dice di evitarlo, eh, dice di evitarlo soprattutto per, ovviamente nel limite del possibile, non sempre si può, però perché dice di evitarlo? Perché, vedendo l'esempio di questa classe send welcome message, noi essendo vincolati solo ad Italian Mailer in questo caso, il metodo send che andiamo a richiamare sarà sempre quello di Italian Mailer, a prescindere. Siccome però Italian Mailer è una classe strutturata per mandare ad esempio mail in italiano, se noi volessimo mandare una mail in inglese ci troveremmo a dover implementare qualcosa di nuovo, quindi una nuova classe che magari con il costruttore si prende un'altra classe che mandi le mail in inglese. Questo porterebbe ovviamente a una duplicazione, a un, un aumento del codice che realmente ci serve. E allora il concetto ci viene in aiuto proprio qui. Ci viene in aiuto proprio qui perché se noi andiamo ad implementare un'interfaccia, come vedete qua sotto, chiamata Mailery Interface, eh, con all'interno solo la definizione di una funzione send, ok? Un metodo send, eh, definito proprio in astrazione. La nostra classe ItalianMailer, che era quella che noi chiamavamo nel costruttore del, della nostra classe principale, implementa MailerInterface e ora vedremo perché. Quindi, eh, come è giusto che sia, definisce da corpo al metodo send che è astratto nell'interfaccia MailerInterface, non avendo corpo, e, e viene implementato scrivendo ad esempio echo, quindi stampa, invio le email in italiano, ok? Questa è la classe Italian Mailer. Poi abbiamo un'altra classe, English Mailer, che non fa nient'altro che implementare la stessa interfaccia, lo stesso metodo Send stabilito dall'interfaccia, però stampando qualcosa di diverso. In questo caso, un messaggio in inglese. Eh, tutto questo ci porta a che cosa? Quando noi andiamo a scrivere la nostra classe SendWelcomeMessage rispettando questa regola dell'inversione di dipendenza. Noi andremo a vedere che il costruttore adesso non si aspetterà più un oggetto di tipo Italian Mailer, ma si aspetterà un oggetto che implementi i Mailer Interface, che è l'interfaccia che noi abbiamo stabilito all'inizio. Questo vuol dire che quando noi andremo a chiamare thisMailerSend questa volta, e noi definiamo, cioè istanziamo un nuovo oggetto di sendWelcomeMessage con New Italian Mailer o con New English Mailer, in realtà il tutto funziona perfettamente e la nostra classe principale switcherà il suo comportamento in base a qual è poi la classe che gli viene passata come parametro, utilizzando un metodo che si chiama sempre uguale. Quindi questa è un po' l'utilità dell'approccio, non so se mi sono spiegato chiaramente. Eh, però il discorso è questo: ci aiuta ad avere una maggiore flessibilità. Sicuramente. Soprattutto in determinati casi dove la flessibilità può servire. Perché poi, ragazzi, ovviamente se avete una classe che fa un, un solo compito oppure comunque non è che subirà tutte queste variazioni. Magari non lo fate. Però se siete davanti a qualcosa che può mutare oppure vedete che il comportamento della vostra classe, come la mia, in questo caso. Che ha solo un metodo send molto semplice, però ha una logica che può essere riutilizzata in altro modo, allora cominciate a pensare un po' più a interfacce più che ad interfacce proprio all'astrazione, okay? questo è il concetto di base, eh, che poi, ovviamente, qui andiamo anche ad avvalerci un po' del polimorfismo della programmazione a oggetti. No? Quindi, comunque, come vedete, le chiamate sono sostanzialmente uguali. La classe è la stessa. La cosa che cambia è solo il parametro passato che, però, ci permette di cambiare il eh, comportamento poi della classe stessa. Quindi ecco di cose se ne possono fare tante. Questo, secondo me, dei principi che di cui abbiamo parlato è uno dei fondamentali. Eh, sicuramente è molto importante. E ripeto, come tutti quanti, sono dei principi delle linee guida, non sono da utilizzare sempre e comunque, poi dipende. Ovviamente dal, dal progetto che avete, da cosa state facendo e quant'altro. Se avete eh, domande su questo argomento qui fatele adesso, perché poi dopo switchiamo sugli altri senza che poi ritorniamo avanti indietro. Non sì. so se io ogni tanto gli do un'occhiatina alla chat, ok? Mettiamo un attimo. Eh sì, sì veramente eh vabbè è, Alex il linguaggio dipende ovviamente però è chiaro che adesso ho portato la vita vabbè ah, certo anche la dependency injection è qualcosa di molto comodo ovviamente poi ripeto sono concetti cioè la, la programmazione a oggetti in sé è un qualcosa di ehm, inizialmente molto ostico cioè io ho sentito tante volte ragazzi che si approcciano sono appoggiati da poco a questo mondo della programmazione ad oggetti o magari il loro primo linguaggio è nativo ad oggetti quindi devono per forza trovarcisi che all'inizio sono un po' disorientati perché ci sono tutti questi concetti strani il concetto di classe, di istanza, di ereditarietà no? le, le interfacce eh, di tutto, tutto quello che poi ruota a, alla, intorno alla programmazione ad oggetti che all'inizio può essere un po' ostico Tuttavia, ripeto, secondo me per un neofita che inizia adesso non serve avere eh, una tonnellata e mezzo di competenze eh, e conoscere a menadito qualunque cosa della programmazione oggetti, uno va per step, anche perché poi, pure quando parliamo di best practice, ma possiamo parlare di queste come di tante altre, alla fine le cose si sedimentano con l'esercizio, ok? Io quando magari c'è la persona che non ha mai lavorato, che però sa a memoria i, i principi fondamentali, le definizioni. In realtà non serve a molto quello, perché per sedimentare un qualcosa tu devi farlo e farlo in maniera ripetuta nel tempo. Quello è sempre lo stesso discorso, è come un linguaggio nuovo, no? noi possiamo aprire un manuale di programmazione, studiare eh, 37 pagine al minuto del nostro manuale preferito lo chiudiamo, ma non è che noi sappiamo usare quel linguaggio di programmazione. Quel linguaggio lo impari a usare lavorandoci e ripetendo, sbattendo la testa e quant'altro. Quindi anche con le best practice il discorso è un po' questo. Io poi non sono uno di quelli che fanno il, eh, credo, il mezzo psicopatico su tu no, devi fare per forza, usare per forza le best practice di questo tipo, altrimenti non sai nessuno. Dipende dal, dal caso. Diciamo che di assoluto non c'è niente. Se vogliamo metterlo a questo punto di vista qui. Poi, vabbè, ragazzi, ovviamente ognuno ragiona per sé. Eh. Io non, non intendo dire che eh, credo ci sia un solo modo giusto di ragionare, né voglio fare il maestrino di chissà cosa a voi. Guardate, che sto cambiando la batteria a questo affare. Eh. E quindi, niente, diciamo che questo è il discorso principale. Oltretutto, una cosa che mi viene in mente, eh, che effettivamente fa un po' ridere, è che quando abbiamo davanti a noi delle, come si dice, de delle situazioni lavorative di un certo tipo, di una certa complessità, a volte è molto più semplice parlare che fare le cose. Che intendo. Anche nei commenti, magari nei video, oppure quelli che vedo su LinkedIn. Dopo di LinkedIn ne parleremo. Eh, ne sentirete delle belle. Eh, C'è cioè spesso la gente che tu magari dici di un problema che hai avuto, no? Io a volte ho fatto quella miniserie su, su, su TikTok, diciamo, dove parlo di bug che mi sono accaduti realmente, no? Il discorso è che a volte la gente fa il tutto in modo estremamente sem semplice, cioè nel senso che io magari espongo il problema che ho avuto, arrivi tu e dici, eh, beh, però se avessi usato la best practice tal dei tali non lo avresti avuto, ma... Cioè, in quel caso tu stai parlando senza contesto. Questo è un lavoro dove senza contesto, in teoria, non puoi fare nulla, non puoi neanche parlare. Cioè, quello è il discorso, a meno che ovviamente la, la domanda sia mirata. Cioè, nel senso ho questo problema come posso risolvere? Ma non contestualizzando, il nostro è un mestiere che effettivamente non ci fa veramente nulla. È aria fritta. Invece molti vanno avanti a definizioncine, ma quelle sì, ci fai poco. Eh, lo so che si vede OBS perché purtroppo eh, il Mac, il simpatico Mac, ha. Ehm, ora lo chiudo comunque, lo tenevo aperto io per controllare delle cose. Ha una. Nella versione di OBS più recente non ha la funzione per nascondere agli occhi dello screen reader la finestra di OBS. E invece le nuove versioni ce l'hanno. E. Boh, fa incazzare sta cosa, però è così, <ride> vi devo dire. Quindi alla fine è un po' quello. gestire in secondo monitor, e eh, c'hai ragione, c'hai ragione buonasera, buonasera a tutti allora quindi diciamo, partendo da questo presupposto qui adesso io direi di eh, passare al secondo argomento di oggi tanto comunque dopo avrete del tempo per eh, per fare delle domande verso la fine, se, se le avete e passiamo all'argomento uno degli argomenti dolenti del post pandemia, ovvero lo smart working. Ah, sta parola che poi in Italia è abusatissima, ma in realtà non vuol dire neanche quello che intendono molte aziende, perché quasi confonde, no? Molti confondono il remote working con lo smart working. Vabbè, comunque di base diciamo tutto che è smart working, facciamo più, la, più, la cosa più facile in modo che arrivi a tutti con lo stesso termine. Il discorso qual è? Allora, siamo in un paese... E eh, tutte le volte che parto con siamo in un paese, preparatevi allo spiegone che sarà letale, siamo in un paese di base di concessione del lavoro molto vecchio. E questa è l'Italia. L'Italia lo è sempre stato, lo è su tecnologie di lavoro, lo è su tanti altri aspetti. Nonostante possiamo ritenerci un'eccellenza in tanti campi, per carità di Dio. Tuttavia, quando è arrivato lo smart working, per molte aziende è stata una doccia fredda. Perché? Perché tutte le aziende, anche quelle che avevano lavoratori che, come noi, come quelli del nostro settore, che però erano abituati al fatto più ti guardo la schiena durante il giorno, più tu produci, hanno avuto diciamo uno shock da questo fatto. Perché lì l'alternativa era metto tutti in cassa integrazione e non mi lavora più nessuno, oppure parto con lo smart working e do una possibilità a questa metodologia crudele di lavoro. Che è quasi diciamo quasi magica, nel no? senso erano tutti spaventatissimi da questa cosa, soprattutto le aziende di vecchia concezione, e, e poi che è successo è successo che tra aziende che effettivamente hanno avuto eh, eh, avevano dei dubbi all'inizio, e aziende che invece erano contente di provare questa nuova cosa, si sono accorte che comunque la produttività c'è no? almeno in molti casi. Ora il discorso. Ovviamente è ampio, dipende molto poi dal modo di ragionare dell'azienda in sé. Ci sono aziende che nonostante i dipendenti abbiano prodotto di più o addirittura vogliamo, o almeno uguale uh, a prima in smart working, quando è finito tutto questo discorso, quando si è allentata un po' la cinghia del covid hanno detto subito no, tornare tutti in ufficio e per carità, basta, mo, basta sta a casa, no? <ride> ha funzionato tutto perfettamente, io ho anche meno costi di gestione perché ricordiamoci che per un'azienda un dipendente di smart working è un dipendente che costa meno perché se l'ufficio da 300 persone che prima pag l'azienda pagava boh, 5, 6.000 euro mensili più bollette eccetera, di botto ti trovi a doverlo ridimensionare perché capisci che lo smart working ha un certo potere. E a quel punto eh, ti ritrovi con la metà dello spazio che ti serve, risparmi imposti all'interno dell'ufficio e la gente produce uguale, per l'azienda è solo che è un plus, okay, di base. Per molti però, ripeto, è rimasto questo problema cognitivo che eh, se il dipendente non ce l'hai lì davanti, no, lui rischia di non lavorare, fa co come se poi, ripeto, mancassero gli strumenti per controllare un dipendente che eh, fondamentalmente non lavora o non produce niente invece lo sappiamo benissimo che ci sono no? quindi ecco l'italia per certi versi ha scoperto questo tipo di lavoro e lo sta sfruttando bene per altri versi invece c'è molta gente che non vede l'ora che se ne vada ok ora il discorso poi possiamo diciamo sfaccettarlo quanto vogliamo eh, possiamo dire sicuramente che almeno questo qua ragazzi è sempre il mio punto di vista eh? cioè, io non voglio dire che tutto ciò che dico è verità assolutamente è come la vedo io almeno sul panorama lavorativo italiano abbiamo una ehm, una paura intrinseca del fatto che la persona non produca se ce l'abbiamo davanti però questo problema non è dato dal fatto della mancanza degli strumenti di passaggio in realtà esistono anche volendo, ma soprattutto perché molte aziende non ragionano ancora, cioè non, non, non vedono i risultati che gli porta il dipendente in base effettivamente alla produzione vera e propria e non all'orario di lavoro. Cioè, il problema lì è che molte persone ancora pensano che il dipendente che lavora 11 ore lavori sicuramente meglio e produca sicuramente di più di quello che ne lavora 7. Ma non è detto, non è detto assolutamente, anche perché poi, soprattutto a fare orari stralunghi, infiniti, con straordinari non, non pagati, 28 ore al giorno e robe così, non è che la persona produca di più. Semplicemente sta davanti al PC più tempo, ok? <ride> Ma questo non significa che porti un risultato a casa. Poi certo, ci sono lavori che non possono fare smart working per ovvi motivi, no? Non è che se lavori in fabbrica puoi farlo in smart, chiaro, però i lavori che possono farlo è, è giusto che lo facciano appunto per, e, e i manager dovrebbero cominciare a fidarsi di questa tipologia di lavoro capendo che il dipendente non sta lì per forza a rubarti i soldi cioè, ok cioè se io ti do n compiti tu li porti tutti a termine a me che ti sei alzato cinque volte per prenderti il caffè o sette non è poi così importante L'importante è che io a fine mese, con la deadline che ti ho dato, ho tutto ciò che ti ho chiesto. Quello dovrebbe essere il discorso. Poi, ripeto, per tante realtà è un discorso proprio impossibile anche da, da pensare perché io non ti vedo chissà cosa fai durante il giorno. Quello è con tutto che poi, ripeto, gli strumenti di monitoraggio ci sono e non vedrei proprio il motivo per cui. Eh, molte aziende che ancora sono restie a provare questa tipologia di lavoro o almeno un'alternanza lavoro in casa, lavoro in giro e lavoro in ufficio non debbano farlo però ripeto poi ognuno fa quello che vuole l'importante è che a fine mese mi rifai la scorta di caffè da tutti quelli che è bevuto beh quello sicuramente, quello sicuramente. Uno, uno porta il pacchetto di cialde micidiale in ufficio è risolto Alex il problema c'è quindi c'è quello e poi c'è il secondo grande scoglio, okay? la seconda grande riflessione sullo smart working che volevo riportare, che è la retratezza tecnologica di molte realtà. Allora, io eh, questa cosa l'ho vista sia da parte dello smart working sia dalla parte della DAD nelle scuole. Eh, la situazione in Italia, in molti posti, esatto, tipo le scuole, come hai scritto, Giustamente Pasquale, l'arretratezza che hanno questi posti fa venire i brividi spesso e volentieri, cioè perché ci sono, tralasciando chi non può per motivi economici, e quello è un altro paio di maniche, però ci sono molte realtà anche familiari dove proprio la tecnologia permea veramente poco. Ma anche dentro le scuole, cioè molti professori non sanno usare bene i computer. Gli hanno detto, scaricati Skype o Bone Software qualunque per fare una video call. La gente è andata in panico. Perché non sa farlo? Eh, questo è un altro problema italiano, chiaramente. Parlo dell'Italia perché poi non è conosco tutto il mondo, ma è così. E se vedete le stime, l'analfabetismo digitale in Italia è altissimo. Cioè, mi sembra che sopra i 45-50 anni, più della metà siano praticamente analfabeti digitali. No? E questo è, è veramente impressionante. Eh, soprattutto al mondo d'oggi dove la tecnologia ci dà tante cose per poter migliorare le nostre giornate, migliorare le nostre attività. Eh, come io a volte, quando vedo, capita rare volte che passo in filiale in banca per dire: no? Ma in filiale non ci si fa più niente. No, eh, eh, c'è lo smart. Eh, c'è sì, lo smart working, c'è l'on banking, sta roba così, fai tutto da casa. Capita a volte, però, che tu vai in filiale e vedo persone ma non anziane, perché finché tu mi dici l'ottantenne, io capisco che magari non si sia aggiornato, ma io quando vedo gente, oh, ragazzi, uomini di 40-45 anni che sono lì allo sportello per fare un'operazione, è imbarazzante, ragazzi. Eh, non avete 800 anni, no? <ride> perché devi metterti lì oppure aspettare tre ore fila alla posta, quando magari io posso con un'app fare due click e sto bello, bello nel salotto di casa mia, cioè. Eh, il discorso è quello, e purtroppo in Italia c'è un po' di... di ignoranza da questo punto di vista, a volte anche incolpevole sicuramente, e quindi ecco lo smart working ha scoperchiato anche questo tipo di altarini a livello di arretratezza e spero che molte realtà che si sono rese conto di non poter sfruttare questa possibilità che è nuova per noi italiani, magari lo usino per, come spunto per poi formarsi e migliorare da quel punto di vista e crescere proprio dall'interno, ok? Lo spero, ma non è, non è detto. Io il mio amico studente di informatica... Ma perché pensi che io sappia farlo? Eh, cioè, figurati, cioè, amico studente di informatica, immagino sia molto giovane, no? Per dire... <ride> ecco, quindi è veramente è un peccato. È un peccato, perché di strumenti e di potenzialità il web ne ha tante. Secondo me molte persone non, non sanno usare questi strumenti, anche perché nessuno gli ha spiegato quanto possono essere utili. Cioè, spesso, ehm, ripeto, è un'ignoranza quasi incolpevole, nel senso che magari se tu non sai l'utilità di un qualcosa, mai non lo impari, non hai interesse, perché non sai quello che ci puoi fare. Magari tu colleghi solo internet a Facebook e alle cazzatine invece magari hai un, tutto un set di cose che puoi fare e ti semplificano la vita da morire tutto là quindi quello era un po' il discorso che volevo fare poi io non so voi come la pensiate verso lo smart working io sinceramente mh, lo trovo un buon metodo di, di lavoro e soprattutto io adoro l'alternanza la, perché lo smart fitto secondo me diventa un pochino alienante con il tempo e è un modo di lavorare che sicuramente ha la sua eh, cioè il suo indice di difficoltà perché poi se sei abituato a stare in ufficio con il capo che ti guarda dritto nel, tra le scapole tutto il giorno magari quando stai da solo devi anche abituarti a regolarti da solo e regolarti nel bene e nel male cioè nel senso non deconcentrarti fare in modo di avere un ambiente intorno a te che non ti distragga troppo e anche tentare di ehm, staccare in tempo quando ci si riesce, perché uno dei problemi secondo me che ha lo smart working è il fatto di fondere la casa con l'ambiente lavorativo. E quando fai questo, ci sono dei momenti che tu magari fai un'ora in più al computer, tanto sto sempre a casa mia e poi in realtà alla fine non è così, perché eh, cioè, tu dovresti spegnere a un certo punto e basta come se in ufficio dovresti riprendere la macchina e andartene. A volte diventa più difficile il smart working, sicuramente è uno dei problemi. D'altro canto però ha anche enormi vantaggi, cioè il fatto che tu ti alzi la mattina, ti fai il cappuccino, ti dai una lavata e sei pronto per lavorare. Punto. Cioè non esiste traffico, non esiste prima di arrivare in ufficio e io sinceramente i smart working sono spesso e volentieri molto più produttivi ma è una cosa soggettiva non so voi come la vediate ma queste insomma erano un po' di mie riflessioni sul il corso smart working mi hanno dato la dad perché solo per il covid ho 40 assenze pensate cioè la dad poi è solo per il covid abbiamo visto che ce l'avevano lo strumento lo potevano usare comunque però no, perché come, come dici tu Pasquale, giustamente le scuole, finito il Covid, torneranno completamente indietro. Da questo punto di vista, e questo è sicuro, veramente è sicuro, purtroppo. Eh, la problematica è quella, però ripeto, quel, tu ce l'hai avuto a scuola, questo problema stesso si ha anche in diverse aziende, ripeto, che magari hanno avuto enormi benefici dallo smart, ma da domani... Tutti in ufficio a cannone per forza, perché qualcuno de delle altre sfere ha deciso che lo smart working non va bene. <ride> Però, ripeto, è, è per me è una concezione estremamente falsata della realtà e della faccenda. Quindi, tutto lì. Ehm, collegandomi, diciamo, a questo punto, dal mondo dello smart working, dal mondo fatato dello smart working. Al, uh, al prossimo argomento direi di passare al discorso LinkedIn. Linkedin, che è un discorso diciamo abbastanza dolente. Eh, io sul gruppo Telegram avevo detto: avevo proprio posto la domanda: se Linkedin fosse uno strumento di lavoro eccezionale oppure il regno del cringe incontrastato eh, Il mio modo di pensarlo, quantomeno, diciamo, si trova nel mezzo tra queste due affermazioni diverse. Prima di proseguire non so se volete eh, dare qualche altro spunto sullo smart working, esperienza vostra, come vi siete trovati. Sì, appunto, esatto quello dicevo. Sì, se avete qualcosa da dire, prima che cambiamo argomento la diciamo. Tempo io una ah, smacchiata. Eh, che, che vi devo dire ragazzi, purtroppo il mondo va così però io credo che comunque il, il um, covid a un po' di aziende abbia insegnato che esistono altre soluzioni cioè, mentre molte sono rimaste antiche perché volevano rimanere retrograde e sono rimaste tali secondo me ha tante però anche insegnato delle cose buone eh, quindi eh, anche da una pandemia globale si può estrarre un po' di buono se proprio vogliamo vederla così almeno in Italia poi Posso scrivere che è lasciato una cosa che non ho verificato. Ma in realtà l'avevo tolta, sai? Che io ricordi l'avevo tolta. Posso. Vedrò un attimo. Se no, beh, ragazzi, se volete scrivere e non riuscite su Twitch, eh, perché io le impostazioni le avevo aggiornate, rivedetelo su Discord. Discord oppure al massimo su Telegram, così li leggo da lì. Sì se sono ancora bloccati evidentemente non ha preso la modifica ok ok vabbè poi dopo li ricontrollerò comunque se volete scrivete le domande su telegram e su, e su discord che le leggo anche lì da, da occhi. cambia molto vi chiedo soltanto di taggarmi se fate la domanda così mi arriva la notifica direttamente ok adesso guarda mi apro direttamente Tanto on face ok allora, apriamoci qua tutto quanto, così posso leggere le domande da qui se non riuscite uh, allora, 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 allora poi perdonatemi ragazzi, io sono ancora una pippa estrema di Twitch eh? cioè, nel senso non credete che io sia un luminare dello streaming, assolutamente, però piano piano giuro che imparerò eh, qualcosa anche io Andiamo pure su Telegram. Ok, così ci abbiamo tutto aperto. Non ho chat perché ho Considerate però che il, la limitazione della chat ehm, l'ho cambiata rispetto a prima, quindi adesso prima di scrivere devi essere mh, avere un account almeno da un po poco tempo, però tipo meno di un giorno mi pare. Però, eh, se poi, ragazzi, vi dà problemi, questa cosa la disabilito. È eh, solo un po' per sicurezza per non fare i spammoni random eh, in giro. Però vabbè, poi la, la correggerò. Per adesso, se volete, scrivete nelle altre chat. Allora, buonasera, Kevin. Buonasera. Allora, parliamo del nostro amatissimo LinkedIn. Ah, LinkedIn è croce e delizia di qualunque lavoratore nel settore IT. Proprio <ride> è di quelle robe che. Cioè, ormai, se non hai LinkedIn, non sai nessuno. Cioè, a parte gli scherzi, sicuramente funziona come social, può funzionare, però ha anche delle pecche, non tanto LinkedIn, ma la gente che lo popola. E qui arriva la parte, la terza parte della live. Diciamo che eh, LinkedIn è uno strumento per fare rete, per fare connessione, networking, trovare altre persone, possibilità di lavoro, eccetera. Direi ottimale, ok? Ha tutto quello che serve per fare questo. Ha ovviamente un piano free e un piano premium. Il premium dà più, ti dà più risonanza perché ti fa vedere più persone che hanno visitato il tuo profilo, puoi vedere più informazioni, vabbè. Però io mi sono trovato sempre bene col free, non ho mai dovuto andare a sondare sul, sul premium, che perché mi sembra che costi anche abbastanza. Comunque, non mi ho messo io mi già da ora, Pasquale, ma in, realtà, ma in realtà potresti, potresti iscriverti pure adesso, sì. Ma non è che, cioè non è che ci sia un limite di età qui iscriversi a Linkedin, credo che uno possa farlo anche se sei abbastanza giovane. Soprattutto se ti interessa il mondo del lavoro, quindi perché no? Allora, il discorso: Qual è LinkedIn? Ha una duplice funzione, se usato bene. Ha la funzione standard, quella per cui tutti lo usano, e una seconda funzione che è quella che potenzia la prima, però è di un ambito diverso. Mi spiego meglio. La prima funzione, ripeto, è ricerca di lavoro, connessione con altre persone e tutto ciò che gira intorno al mondo delle candidature, selezioni e quant'altro. Ok, quindi ha un senso da quel punto di vista lì. Il secondo modo di usare LinkedIn ehm, è quello diciamo, di utilizzarlo come canale social normale per la pubblicazione e divulgazione di contenuti sulla propria nicchia di interesse. Ora, eh, come aveva già anticipato Alex nei commenti, la cosa molto simpatica è che ehm, il fatto di farsi vedere e fare rete e connessioni importanti su LinkedIn molti lo fraintendono completamente. Cioè, se mi capita spessissimo di vedere soltanto tra i post della dashboard che scorri, a volte anche 3-4 volte riproposta la stessa frasetta motivazionale, la stessa immagine, lo stesso copy del post, tutto qua. Cioè, se io lo guardo scorrendo velocemente, a volte dà l'idea come se fosse un, um, lo stesso tizio che si è fatto 4-5 account e pubblica a stecca la stessa cosa. Cioè, quello sicuramente, diciamo, è, un, è una cosa che rende un po' ridicolo, anche se il messaggio che uno va a divulgare magari è interessante, quello che volete, rende un pochino ridicola la, la, il fatto che tu dica qualcosa di interessante, perché se lo dici tu e lo dicono altre 80 persone allo stesso identico modo, eh, stiamo a fare il gioco delle belle statuine, sembra di stare veramente in mezzo ai manichini, no? Però, purtroppo, per molti LinkedIn è questo, sono tutti questi manager ultra motivazionali no? eh, che non fanno altro che pubblicare frasi sul successo e se le copiano tutti a vicenda e poi magari c'è sotto pure la gente che dice no bravo grande mi hai migliorato la giornata no no mi hai rotto le palle non hai migliorato la giornata cioè non hai non hai arricchito con niente rispetto agli altri no e questo vale per, per il discorso marketing vale per il discorso programmazione vale un po' per tutto cioè, sui social l'originalità premia più o meno sempre, no? O perlomeno potete ispirarvi a un argomento che ha scritto un altro. Anch'io spesso quando vi porto il content, magari mi capita il post di uno sotto agli occhi e da lì ci rifletto e tiro fuori un content mio partendo da quel presupposto. Perché magari per me era un'idea interessante. Ma una cosa è quello. Una cosa è vedere questo muro del pianto di roba tutta uguale, che è devastante. Okay? E purtroppo, ecco, è... è... Più o meno tutto così. LinkedIn è in, per molti versi è questo, è un grande spam e raccoglitore di frasette eh, stereotipate qualsiasi. Eh, per altri versi ovviamente è eh, frainteso usato direttamente come Facebook dai buongiornisti della domenica, non so se avete mai visto no, i post quelli con buongiornissimo, con le margheritine, la betta, cose così, c'è gente che le mette anche su LinkedIn, per me siete da galera, ok? Però, <ride> a parte sto scherzando, mi, mi dissocio dalla galera, eh, a parte questo, c'è anche tanto di buono. Allora, Sicuramente non possiamo eh, parlare di LinkedIn se per me non lo associamo appunto a pubblicazioni di qualità. Pubblicazioni di qualità si intende quantomeno portare qualcosa di proprio sulla piattaforma oppure creare un dialogo costruttivo nella piattaforma che ci aiuti a fare rete. Perché poi la cosa bella di LinkedIn è che se una persona consiglia il tuo posto o lo commenta, questa azione verrà riflessa sulla sua rete. Che lo vedrà sulla tua, sua dashboard il tuo post a quel punto quindi sicuramente è un'ottima risonanza ehm, ce l'ha però ovviamente bisogna anche scrivere contenuti un minimo costruttivi ragazzi perché altrimenti ripeto stiamo lì a guardarci in faccia e per questa ragione eh, voglio introdurvi un po' il discorso di magari come curare il profilo linkedin che è una cosa piuttosto importante allora, eh, profili LinkedIn ce ne sono ovviamente eh, di varie tipologie, in base a uno, anche a quello che sta, che sta portando al suo lavoro, eccetera. Diciamo però ci sono dei format standard che almeno secondo me vanno rispettati. Quindi adesso andrò ad aprirvi intanto la mia mitica paginetta di LinkedIn. Allora, aspettate, che ce l'ho qui. Ritorniamo in il mio Top Memory LinkedIn Profile. Eh, te pare poco. Pure Top Memory, sicuramente può diventare anche un lavoro se vuoi, eh. Se tu guarda, eh, che, tipo i geni che hanno fatto Lego per dire la pagina quella con tutte le vignette sul mondo del lavoro fatte con i Lego. Cioè, è geniale è una roba del genere. Stupendo. Quindi, eh, adesso andiamo nella camera coding, in modo che, ok. Andiamo a vedere un po' il profilo LinkedIn. Questo è in questo caso il mio profilo okay? quindi ho un'immagine personale. Ho un banner del profilo che ovviamente identifica l'azienda, e in questo caso, perché comunque io molte comunicazioni che faccio le faccio anche a nome dell'azienda. Quindi ecco profilo fatto in modo che sia conoscibile. Una breve descrizione della mia attuale posizione lavorativa molto sintetica informazioni di contatto, dei tag di interesse di cui LinkedIn si fila e non fila, in realtà eh, di quello che è, cioè di cosa parliamo effettivamente sul social. Ci sono diverse analisi e come vedete io qui ho modalità creazione di contenuti sì. perché LinkedIn per i content creator, cioè per coloro che vogliono appunto pubblicare dei contenuti su LinkedIn e non usarlo come utenti passivi, garantisce con questa attivando questa funzionalità di avere delle funzioni extra. Eh, quali ad esempio appunto delle statistiche sui propri post. Oppure la possibilità di mettere il content in primo piano in modo che sia più visibile a chi ti segue. Oltretutto ad abilitare il follow sul tuo profilo. Che non è il collegamento, ma è proprio i follower, quindi la gente può seguirti come una pagina normale e non per forza collegarsi alla tua rete e tante altre cosine interessanti. Quindi, una cosa da fare, secondo me, se volete portare un contenuto vostro su LinkedIn, è attivare questa modalità che è disponibile anche per i profili. Poi c'è un altro discorso da fare, c'è cioè la parte ovviamente delle proprie competenze, esperienze lavorative, dei diplomi, corsi, lingue, quant'altro. LinkedIn permette anche di eh, prendere dei badge di competenza eh, riguardo varie tecnologie, quindi ad esempio potete fare il test su PHP e farlo vi darà un su linkedin che quando i recruiter cercheranno il vostro nome eh, gli apparirà che avete un badge certificato linkedin per quella competenza che può essere sicuramente utile sono dei piccoli test a domande generalmente a risposta multipla eh, non hanno chissà quale valenza però per risaltare un pelino potrebbero essere utili poi linkedin vi permette di, di anche di scegliere il fatto se ehm, Cliccando su disponibile per oppure dall'app mobile direttamente dall'immagine del profilo, di mettere un bannerino verde intorno se state cercando, ad esempio, lavoro sul vostro profilo, oppure se cercate personale. Ha diverse sicuramente funzionalità utili, ha una dashboard normale come tanti altri social, la messaggistica e tutto il resto. Allora, secondo me ehm, partiamo dal concetto che eh, molte persone pensano che le aziende non guardino i social dei candidati si sbagliano di grosso eh, le aziende in generale guardano e come i social dei candidati eh, una volta si guardava quasi più facebook degli altri, ad oggi Linkedin, soprattutto nel nostro settore è uno dei primi che si va a guardare eh, Linkedin se è curato bene o se è trascurato completamente, può già raccontare una parte della nostra storia, quindi vi invito quantomeno, anche se eh, non lo fate per cercare lavoro, ma semplicemente come ehm, qualcosa di trasversale, volete dedicarvi un po' a questo social, in ogni caso createvi un vostro profilo, completatelo con le vostre informazioni dove lavorate, link a vostri eventuali progetti, repo GitHub e tutto il resto, e fate in modo che sia, diciamo, decoroso da vedere. Eh, il fatto anche di eh, essere un profilo attivo che interagisce con degli utenti, vedere che produci del content magari sulla programmazione, su un tot linguaggio, eccetera, è un plus sicuramente per un'azienda. Non è l'unica cosa che conta, però chiaramente è una cosa, è una cosa interessante. Eh, avere dei social è un punto in più. Dipende dal social e dipende cosa ci porti sopra. Cioè, nel senso, se hai un canale YouTube dove parli di partite di calcio e ti candidi come programmatore. No, ma anche se hai una pagina Facebook su... <ride> appunto sul calcio non ha senso. Però se hai una tua community o comunque porti eh, del content interessante, anche se hai un tuo blog, ad esempio. Un blog messo nel proprio curriculum dove tu parli di programmazione, vai dai consigli e parli di cose che ti interessano, ha senso. Ha senso perché comunque fa vedere intanto che hai la passione per quel lavoro. Eh, fa vedere magari qualcosa in più di te, fa capire un po' come ragioni, come vedi le cose. I social in genere vengono guardati dalle aziende perché nei social molte persone sono loro stesse. Okay? È un fatto più psicologico che di ehm, puro impatto visivo. Poi ci sono ovviamente persone che dai loro social emettono certe vibrazioni per persone, e quindi per le aziende possono essere interessanti. Perciò sì, avere un social curato di qualche tipo, dove magari un social, un tuo sito web, qualcosa da poter mostrare, sicuramente è un punto in più, anche linkandolo proprio dal curriculum, anche se l'azienda non se lo va a cercare, insomma. Perché magari appunto ecco, hai qualcosa di interessante da mostrare, così anche un repository GitHub eh, con qualche progettino all'interno, dove magari hai collaborato in team con qualcuno, oppure un tuo progetto personale, sicuramente sono punti più, soprattutto per uno junior, per un ragazzo che inizia adesso. Ovviamente, certo, se hai 30 anni di esperienza, è difficile che l'azienda ti vada a guardare se hai un repo di tab, cioè magari preferiscono colloquiarti e vedere direttamente con te a colloquio come stai messo. Però ecco, quelli sono consigli che io do perché effettivamente è un po' così il discorso. E, diciamo che poi eh, ci sono varie tipologie di eh, contatti che si possono creare su LinkedIn avere su LinkedIn eh, il tasto dei recruiter è un tasto abbastanza dolente c'è tanta gente che purtroppo eh, diciamo come i post sono copia e incolla spesso anche le offerte di lavoro sono terribilmente copia e incolla Anzi, anche nel coding blog viene anche notata l'interazione delle persone, Le persone è un punto in più da tutto, e voi avete delle interazioni sono importanti. Sì, assolutamente Ale, assolutamente, sono d'accordo con te, è molto importante, soprattutto in quei lavori dove lavorare in team conta, perché se comunque tu hai un buon modo di relazionarti con gli altri, sicuramente... Eh, si vede che sei una persona più spigliata, anche se, se io ti vedo che ad esempio sul tuo profilo fai video, parli in un certo modo, una certa parlantina, no? sei un po' più eh, magari energico o robe così, dà un po' di impatto, perché si vede magari che sei sicuro di quello che dici, okay? o magari semplicemente sei una persona aperta, spigliata, okay? quindi un po' tutto così il discorso. E eh, su LinkedIn sicuramente per un programmatore possono eh, arrivare anche offerte di lavoro. E, e qui facciamo un attimo un siparietto comico, perché ehm, diciamo che la guerra dei cloni di Star Wars qui è nulla, ok? Purtroppo, ehm, ma quello non dipende da LinkedIn ovviamente, potrebbe anche essere Facebook: tre quarti delle offerte di lavoro che si ricevono praticamente hanno lo stampino. Sembra quasi che quando uno apre un'azienda, no? vai in camera di commercio, prepari tutto, boh, partita IVA, quello che ti serve, ti danno anche un, un foglietto, una linea guida con scritto che okay, gli annunci dei fa così. Perché se tu guardi l'inbox della gente su LinkedIn o gli annunci che condividono, tre quarti sono tutti uguali. Ma, e addirittura manco il settore li fa cambiare. Cioè, io, io vorrei parlare solo di, di, di programmatori, no? Però non è così magari tu vedi un, ehm, vedi un annuncio che comincia con le, le solite magiche parole sono sempre quelle, voi potete sbagliare cioè se parte con quelle parole qu tre quarti delle volte sta sul link l'annuncio generalmente è azienda, leader nel settore ricerca per importante cliente puntini, puntini, puntini figura, puntini, puntini, puntini ti offre retribuzione commisurata all'esperienza reale fine questo è, è praticamente il tutto degli annunci tre quarti degli annunci che troveremo su LinkedIn che si trovano su LinkedIn. Tant'è vero che io nell'inbox ce ne ho parecchi, perché poi comunque lavorando da diversi anni me ne arrivano un bel po'. Però eh, per quello dico che per i programmatori è un buono strumento. Comunque. Perché sicuramente gli annunci le, arrivano. Il problema è che quando ne. Io spesso li apro per curiosità. Li apro. Per andare a eh, vedere come si approcciano le altre persone, siccome io faccio anche il lavoro di HR tecnico nella mia vita, mi interessa, ok? Mi interessa vedere la gente come, come presenta la propria azienda, no? E quindi spesso li apro per questa ragione, anche se io non sono interessato a cambiare. Però ti apri e, e spesso resti un po' così, che siete tutti uguali. Eh, ma ripeto è un po' deludente perché non, non c'è quella come posso dirvi non c'è que quella spinta no Quel... gli annunci sembrano fatti per degli automi cioè come se tu li mandi li spammino e la gente risponde in modo passivo così e fine dei giochi cioè non è così che funziona un'altra cosa importante secondo me è anche il fatto di scrivere un annuncio per un... verso una persona non verso un eh lo so, ragazzi. Sì, sì, quello è, no, è normale. Cri, perché quello flow page eh, a volte si, si scarta troppo, eh, ma in realtà poi ce l'ha il certificato SSL, ma non è mio in realtà, solo che mh, il titolo tito che dici, e poi Cristian mi sa che non è non è in chat. Non, Comunque, capita a volte che si blocchi perché purtroppo ha un po' di. È un sito per fare pagine velocemente, è quello che c'ho nel link del profilo. E c'è il problema di. Eh, che ogni tanto si smitchia. quindi quando tu ci clicchi, riappare la classica cosa, questo sito vorrebbe non essere sicuro. Però in realtà, non è, non è quello, è che semplicemente a volte gli scade il certificato SSL ai proprietari. quindi quando ci va col browser, però vabbè. Quindi diciamo, gli annunci arrivano quasi tutti uguali, riprendendo il discorso, e il problema principale è che vengono scritti pensando solo all'azienda. Cioè, non so se mi spiego, ma se io cerco lavoro verso un'azienda, io all'azienda provo a dimostrare tutto. Allora, perché al contrario l'azienda che vuole selezionarmi, che mi cerca, non si espone per presentarsi a me, ma dicendomi bene quello che sarà il mio lavoro. Cosa gli interesserà di me, quale potrebbe essere il mio futuro all'interno. Cosa mi offre realmente, no? Invece spesso vedi l'annuncio dove tre quarti è una glorificazione dell'azienda elevata a, al cielo. E altre due righe sotto sono la ralla la definiremo poi. Cioè, eh, raga, veramente, no? Quello è. Cioè, di base. Ovviamente, certo, sono concetti più che andrebbero ampliati, no? Però fateci caso: cioè tre quarti delle aziende selezionano le persone pensando quasi solo a loro stesse. Cioè, come di Senti, se sei un numeretto che può mettere una filmetta qua, io da su. Non è così, non è così perché come faccio io a trovare interesse nella tua azienda, cioè, a me, che l'azienda che tu, sull'annuncio di lavoro ci scrivi, che la realtà è attiva dal 1934, eh, con tutti i tuoi successi. A me un pochino mi dice, ma quelle sono informazioni che se voglio me le prendo da solo. A me interessa sapere, magari, perché sto avvenendo all'interno, perché, perché devo lavorare con te, cosa mi cambia. Okay? Quello è un po' il discorso che penso io. Purtroppo, ragazzi, eh, però è un mondo un po, un po' complesso da questo punto di vista, e sicuramente non tutti... Um, sono sulla stessa lunghezza d'onda anche quello che dico io può, Uno può essere d'accordo può non essere d'accordo però io se mi viene richiesta per esempio, qualcosa che manca perché non cioè, c'è cioè, informazioni senza generale me la danno il più spesso delle volte certo Alex ma quello sì quello è chiaro no però anche lì è un fatto di tempistiche cioè perché se io posso scrivere sull'annuncio di lavoro un po' più di informazioni renderlo più user friendly no Devo comunque aspettare che sia tu a farmi la domanda. E, e poi dopo che tu me l'hai fatta, allora prendi la mail, la richiesta, ti rispondo: cioè, scrivi le cose principali. Poi, se uno vuole approfondire, ti, ti contatta, te, ti scrive, parlate. No? Anche la RAL, poi la RAL è un altro tabù assurdo. Spesso la RAL che non fa nominare neanche, non, non ci provare. No? quando invece non c'è niente di scabroso. Eh, alcune aziende capisco che lo facciano è un fatto di concorrenza che magari. Così, ma comunque di base cioè, anche solo una forbice di tale indicativa può essere utile non è niente di male quello che odio di più sono quelli che ti scrivono: cerchiamo cioè, programmatore e so là ma che tecnologie usi nel senso che vengo a fare con te se programmi AI eh beh quello è chiaro però quelle sono aziende che ripeto cercano programmatori ma lavorano col quel software cioè, quello lo capisci azienda che guazza o, eh, panorama IT da quello che deve chiederti come difficile che qualcuno che vende software a un'azienda di prodotto a livello software eh, non sappia che tecnologia sta cercando se invece vedete che è un po' uno sparare nel mucchio quindi sono n annunci per n figure distinte ma ce n'è uno un po' alla buona che richiede un po' di tutto e lì forse eh, è, ripeto è l'azienda che purtroppo mi dispiace anche forse non sa chi sta cercando un po' dolente per molte realtà. Diciamo che prima di eh, passare magari alle ultime domande di chiudere la live, vi faccio fare quattro risate con una foto bellissima. Questo è un annuncio preso da LinkedIn, proprio perché ne stavamo parlando prima. Ah, roba. Questo è meraviglioso. Non so se lo leggete bene come come leggo io. Vorrei non leggerlo, però, effettivamente, questo è meraviglioso. Allora, Web Agency, attiva dal 2008, cerca una figura di web designer, programmatore PHP e grafico, con esperienza documentata da remoto in Roma o tutta Italia. Poi da remoto su... Vabbè. Eh, skill richieste CMS WordPress, WooCommerce e Prestas. Programmazione PHP MySQL più framework più dati, notifica e sviluppo temi per i CMS sopra citati. Grafica per la produzione e design, sì, pacchetto Adobe ed immagine coordinata aziendale. Lavoro di project management e buona coscienza, coscienza pacchetto Office per preventivi e contatti. Opzionale anche aspetto di web marketing e lead generation. Cioè, qua proprio siamo alla mappazza più totale, no? Cioè, sto tizio praticamente deve fare tutto, che poi magari c'è anche qualcuno che ce l'ha, se skill. Ma la cosa divertente è questa. Lavoro da remoto full time, 5 giorni a settimana, retribuzione media 800 euro al mese, gradita partita IVA. È agghiacciante, ragazzi. Posso dire che è agghiacciante, è consentito. Neanche mi dissocio dal... veramente di penoso. ma come, come fa una a cercare una cosa? Cioè, voi ditemi come fa. È inquietante, ragà, è inquietante. Oltretutto, poi stanno cercando una figura che è tipo un Cerbero, eh, okay? cioè è un, è un coso a tre teste, tre o più teste, perché è un programmatore che poi, quando si gira un grafico, fa lead generation, fa marketing, eh, project manager, no? e poi fa anche relazioni col pubblico probabilmente. E ti scalda anche le pizzette se glielo chiedi. E poi per 800 euro al mese, con partita IVA. Ma seriamente. E queste cose si trovano, ragazzi, cioè non è io vi porto questi screen, ma perché so... per farvi capire un attimo qual è la situazione, no? Anche a chi non fa parte del mondo della programmazione. Per farvi capire, questo è quello che ci troviamo a fronteggiare spesso e frontieri. Sì, tra l'altro anche con partita IVA. Cioè 800 euro al mese e chiedi pure la partita. Ma io io boh eh, bravo, andiamo a zappare la vigna. Cioè, io non ho parole, veramente. E come questo? Ce ne stanno una marea di annunci. Magari non così smaccati. Cioè, questo è proprio da prendere: e ridergli in faccia terribili. Cioè, sarebbe da contattarli solo per, per ridergli in faccia, ok? Però, cioè, voglio dire, ma metti che la trovi una figura del genere. Perché magari la trovi, no? Cioè, ad esempio, io faccio, lo faccio di riflesso su di me. Io alla fine delle competenze qua esposte ce cioè ne ho praticamente tutte attualmente che project management mi è accadeva di farlo nel tempo eh, ovviamente su php cms oh, di cms so abbastanza di framework li conosco comunico online senza problemi web marketing l'ho pure studiato per abbastanza tempo potrei quasi quasi no ma secondo voi no, sì sì è vero questo annuncio ti ti assicuro, ti assicuro che è vero ma io dico santo cielo Com'è possibile? Cioè, ma anche che io mando un curriculum a, a te, tizio, no? te lo mando. 800 euro al mese. Cioè, con tutte queste competenze. Ma questo è il livello medio degli annunci, eh, ragazzi. Cioè, non è che ci scostiamo di tanto, solo che spesso la RAL non c'è, no? E quindi non si sa quello che viene chiesto. Però io già quando vedo l'annuncio dove cercano il tutto fare, eh, lo chiudo e basta. E è impossibile, no? Cioè, un'azienda strutturata e seria. Non cerca un tizio che faccia la one-man band. Quindi tu arrivi, allora sei quello che mi parla con i clienti, mi, eh, mi programma, eh, mi va a fare la spesa, poi nel momento fa manutenzione alle macchinette del caffè, poi quando gli gira fa il grafico, poi ritorna, fa il fotografo per la rivista dell'azienda e poi si rimette al PC a programmare. Cioè, vedi che è un po' problematico, no? Purtroppo questa è la situazione Però insomma era l'ultima chicca che volevo farvi vedere Dal mondo del web eh, E comunque ripeto LinkedIn è un buono strumento Preparatevi che come su ogni social C'è buono, c'è cattivo C'è immondizia e cose di valore Però è un qualcosa Sì la sera fa anche consegno giustito Ovviamente quello per arrotondare gli 800 euro al mese eh, Quindi ecco quello è il discorso. Per me farsi un profilo LinkedIn curato, a seconda del proprio settore, ora parliamo di programmazione, ma anche per altri è valida questa cosa, ha sicuramente qualche punti. Qualcosa in più. Il problema, ripeto, è proprio che non... Ehm, non, è così, non è così facile vederlo curato, perché molto spesso la gente... Cioè, se tu ti apri un profilo LinkedIn... Scrivi due cose in croce senza fotoprofilo e senza l'iscrizione, difficile. Che qualcuno chiami, no? Spesso propri profili buttati là, Dici, io ce l'ho. Profilo LinkedIn, non mi chiama nessuno, credo. Coordinazione 100: esatto, <ride> è bellissimo. Va bene, ragazzi. Allora, direi che eh, abbiamo superato l'oretta di live. Vi ringrazio per averla seguita come ringrazio chi la seguirà in vod uh, in replica e quella di sabato prossimo non ci sarà per i miei impegni quindi sabato mattina non ci sarò eh, quindi per la prossima live ci rivediamo direttamente al giovedì, oh, giovedì prossimo dovrebbe essere il 31 e poi sui vari canali social telegram instagram tiktok e eh, discord farò sapere cioè, quale, quali saranno i temi della Bene, ragazzi ok vediamo un attimo cosa scusate, ma ho visto un altro un altro annuncio a cavolo poi ve lo porterò più avanti che spaventosa questa roba va bene ragazzi allora grazie per aver seguito la live e vi auguro una buona serata a tutti e seguite il canale ovviamente qui su Twitch se per rimanere aggiornati. Ciao ragazzi, buona serata.